petroliferi medio orientali, la fonte dei principali poteri mondiali. Ma che genere di potere? Il petrolio, imbecille! La benzina, il carburante. Senza di esso la Terra non esisterebbe. Nessuna auto, nessun camion, nessun treno si muoverebbe. Pensa, le strade della Terra sarebbero piene di automobili, ma nessuna si muoverebbe. Tutte quante sarebbero ferme! Devo tagliare le forniture di petrolio! E come pensi di farlo? Con te, brutto servo imbecille! Con me, Airhead? Sì, tu! Tu dovrai far fuggire tutti gli operai dai campi petroliferi! Tu dovrai bloccare tutte le pompe! Tu dovrai tagliare le forniture di petrolio in tutto il mondo, rendendolo debole, in modo che io riesca a conquistarlo! Sì, io fare paura! No, non fai paura, sei una testa di rapa! Io non fare paura, no? Non ancora, ma la farai ora! Adesso sì che fare paura. Anche tu avere paura, vero? Sì! Adesso sì che potrai far fuggire tutti dai campi petroliferi! Anche gli Chiappafantasmi! Ehi, Jack, che cosa ne dici di vedere che cosa c'è alla TV? Oh, per me va bene. Ok, accendila, Fred. Interrompiamo le trasmissioni per un comunicato speciale dal Medio Oriente, dove sembra che una gigantesca mummia fantasma stia letteralmente terrorizzando i campi petroliferi. Cosa? Che cosa ha detto? Ha detto per caso fantasma? Sì, ha detto fantasma. Fantasma, sì. E adesso il collegamento in diretta dai campi petroliferi col nostro inviato Jessica Bray. Ehi, guardate, è Jessica. Grazie, Ted. Come potete vedere, c'è molta agitazione qui nel più grande campo petrolifero del mondo. Jack, ma quello non è Aeret! Ma certo, Eddie, riconoscerei quell'imbecille mummificato ovunque. Ma santi numi, è incredibile! Guarda le sue dimensioni, è enorme! Mentre vi sto parlando, gli operai terrorizzati abbandonano i pozzi di petrolio. Se perdura questa situazione, il mondo si troverebbe in una pericolosa crisi petrolifera. Hai sentito, Jack? Sì, sembra proprio che Malefix ne stia combinando un'altra delle sue. Andiamo a Chiappafantasmi! Volete fare un po' più piano, per favore? Pronto al decollo, Fantabuggy. Aeret sta terrorizzando tutti gli operai dei campi di petrolio. Oh, no! Vuoi dire che il mio rifornimento di benzina finirà presto? Aspettate! Ancora nessun segnale dal Medio Oriente, Eddie? Non ancora, Jack. Accidenti. Ci siamo persi. Volete sapere una cosa? Da come guida quello scimmione, probabilmente siamo sopra Filadelfia. Cosa? Hai una vista incredibile, Grunt. C'è un aereo. Ma
È un jet delle linee aeree medio orientali. Riesci a stargli dietro, Grunt? È un gioco da ragazzi. Intendevo dire seguirlo, non farci trascinare, Grunt. È più comodo, no? Beh, questo è un modo per risparmiare carburante. La scimmia si sta facendo furba. Ragazzi, stiamo sorvolando il Medio Oriente. Che cosa te lo fa pensare, Eddie? Solo un presentimento. Ah! Ottimo presentimento, Eddie. Io fare paura. Ehi, c'è Hyreid laggiù. Ed è gigantesco. Cominceremo da qui. Adesso puoi liberarci, Grunt. Ma dov'è la forbicina? Ecco. Dove andrà? È una cosa enorme, ma come farà a nascondersi? Non lo so, ma qui è tutto tranquillo, troppo tranquillo. Bene, se è così, allora andiamo a casa. Ci sto. No, aspettate, amici. Il mio naso annusa spettri sta fiutando uno spettro soprannaturale. Che cosa? Annuso un fantasma. È qui vicino, molto vicino. Jack. Che cosa c'è, Eddie? Insomma, che cosa c'è? A me non piace a chi ha fantasmi. Io a chi appare loro. Ah sì? Se fossi in te non ci conterei, fantasma. Dai, prendilo, Jack. No, io prendere voi. La mummia. La mummia mamma. Hyreid è caduto, che botta. Hyreid è impacchetto a chiappa fantasmi. Hyreid ora fa scherzetto. Abbiamo salvato la pelle per un pelo. Io direi piuttosto per una buccia di banana. Sì. Beh, comunque non importa. Ora tocca a noi, a Chiappa Fantasmi. Sta arrivando! Lascialo perdere, Jack. Adesso ti farò scoppiare, fantasma. Oh no! Accidenti, non funziona più. Andiamocene o diventeremo fantasmi anche noi. Finiamocela! Oh no, Eddie! Grazie, Jack. Mi hai salvato la vita. Ah, non c'è problema, amico. Spero solo che riusciremo ad arrivare al Fantabug in tempo. Ci sta raggiungendo. Fai qualcosa, Groot, ti prego. Ci penso io. Hai fatto un ottimo lavoro, Groot. Ma questo non lo fermerà a lungo, Jack. Ora che cosa possiamo fare? Bisogna riparare lo smaterializzatore e trovare Jessica. Maledetti! Me lo pagherete cara! Thank you.
credi che dietro questo nuovo Aired formato gigante ci sia Malefix, Jessica? Questo mi sembra più che evidente, Eddie. Aired ha già fatto chiudere molti pozzi petroliferi terrorizzando gli operai. E tutto il mondo ha bisogno di petrolio per il carburante. Già, senza di esso la Terra sarebbe in ginocchio e pronta per essere conquistata da Malefix. Non possiamo permettere che questo succeda. Già, hai ragione, Eddie. Allora, come te la cavi con quello smaterializzatore, Grunt? Sei riuscito a scoprire qual è il guasto? Un amplificatore rotto. Cosa? Un amplificatore rotto? Ma senza l'amplificatore lo smaterializzatore non avrà potenza sufficiente. Esatto. Con quale dimensione di fantasma possiamo usarlo? Qualcosa grande come Aire? Grande come un uomo? Grande come un topo? Ma allora, grande come? Guarda. Beh, insomma, grande così. Ah, fantastico. Aired è un po' più grande di così. Dovremmo trovare un altro modo per combatterlo e in fretta, prima che il mondo rimanga senza carburante. Verremo con te quando riproverai. Forse possiamo escogitare qualcosa. A quanto pare gli acchiappafantasmi si sono fatti vivi, non è vero? E il loro smaterializzatore non funziona. Questo potrebbe essere proprio il momento che aspettavo. Che cosa dici, gran sultano degli spettri? Che ho la chance di prendere due piccioni con una fava, di indebolire la Terra e di catturare gli acchiappafantasmi. Questo caffè, come al solito, fa schifo. Comunque, il nostro primo compito è dare una mano ad Aired. Una tempesta di sabbia credo che faccia il caso nostro! Niente più operai. Aired rende deserto il deserto! Aired anche spiritoso! Eccolo là. Ok, ragazzi, preparatevi. Una tempesta di sabbia. Deve averla provocata Malefix. Malefix aiutare Aired. O almeno così credo. La sabbia è troppo pesante. Stiamo precipitando. Grunt! Stiamo precipitando, fai qualcosa! Ci penso io! Un arpione! Ma a che cosa ti serve quella roba? Guarda! Evviva, un pozzo di petrolio! Ce l'hai fatta, Grunt, siamo salvi! Complimenti, Grunt, hai fatto davvero un ottimo lavoro. Ma adesso è meglio trovare un posto per darci una pulita. Vai al car wash, Grunt. Possiamo lavarci là. Ricevuto. Bene, adesso che siamo di nuovo tutti puliti, possiamo acchiappare quella merda. C'è un piccolo problema, Jack. Tutti i nostri vestiti si sono ristretti. Sarà meglio tornare in albergo a cambiarci. No, aspetta. Mi è venuta una splendida idea. Ora so come possiamo distruggere quello stupido Aired. Ma prima, credo che sia meglio tornare al nostro albergo. Ah, scuoti ossa, mi porti buone notizie, spero. Per il tuo bene. Oh, ma certamente, sua malefica maestà. Oh, dunque, la mummia è riuscita a spaventare gli operai dei campi petroliferi. Questo lo so già, stupida calamità metallica. Ma dimmi, la tempesta di sabbia ha stanato gli acchiappafantasmi? Commedio onnipotente. Allora parla, stupido robot idiota. È andata così, o grande padrone misericordioso. Sì! In poche parole... No! Oh, grande capo, sta tranquillo!
quello, Eren li aggiungerà. Sarà meglio, altrimenti trasformerò quel pasticcione bendato in rotoli di carta igienica! Bene, eccoci nei campi petroliferi, ma dov'è Aired? Dobbiamo attirarlo qui. Sei pronto, Grunt? Pronto, sì. Allora, a tutto gas! Oh, no! Accidenti, una tempesta di sabbia deve aver danneggiato la pompa! Cosa? Guarda la bestia, eh! Forza, coraggio, Grunt! Ce l'hai fatta, Grunt! Le pompe funzionano! Jack, pensi che questo attirerà Aired? Beh, non posso esserne certo. Cosa? Chi ha avviato le pompe? Ma come vedi, è molto probabile. Tutti dentro io l'auto. Io prenderei voi adesso. Eccolo che arriva. Forza, scappiamo presto. Prenderò chiappa fantasma. Non troppo veloce, Grunt. Non dobbiamo perdere. Va bene, capo. Ora mi prendo. Ma nemmeno così piano, Grunt. Scusa tanto, capo. Funziona! Funziona! Ok, adesso Grunt, sai dove devi andare. Sì. Fermarmi! Eccolo lì, il car wash! Molto bene, Grunt, entra! Meno male che mi sono portata l'ombrello. Pensi che funzionerà? Lo spero proprio. Eccolo che arriva. Oh, Aired è bagnato. Aired è diventare piccolo. Ha funzionato. Si è rimpicciolito, visto? Oh, Aired deve avere qualche piccolo problema. L'acqua lo ha ridotto alle sue dimensioni normali di 5 centimetri, quasi perfetto per lo smaterializzatore rotto. Ce l'abbiamo fatta, Jack! E adesso? Torniamo in albergo prima che questi vestiti si restringano. Che cosa facciamo, Eddie? Beh, sarà meglio andar via di qui prima che qualcuno ci veda in questo stato. Aspettate, ragazzi! I giornali vorranno una foto dell'ultimo successo degli acchiappa fantasmi. Ma cosa fai? Ma non potevi aspettare! Grunt, vieni qua! Vieni qui, Grunt! Sto scappando con la macchina fotografica! Quei maledetti acchiappa fantasmi hanno smaterializzato Aired e hanno rovinato i miei progetti di distruzione dell'intera fornitura mondiale di petrolio. Questa sconfitta mi fa diventare una belva. Non voglio mai più sentir parlare di petrolio, è chiaro? Forse hai bisogno di una vacanzetta, o malvagio onnipotente gran signore di tutti i malvagi. Una vacanza? Sì. Ma dove potrei andare per non ricordarmi più del petrolio? Che cosa ne dici della Libia? Fai lo spiritoso, fai lo spiritoso. Non potevo proprio farne a meno alla Libia.
Salve! Nel programma di oggi gli acchiappafantasmi hanno dovuto affrontare un grosso problema e lo smaterializzatore non funzionava. All'inizio sembrava impossibile che la storia andasse a buon fine, ma gli acchiappafantasmi non si sono scoraggiati, al contrario, hanno affrontato il problema finché non hanno trovato la soluzione. Quando avete un problema serio da risolvere, non arrendetevi perché forse ripensandoci un po' sarete in grado di risolverlo. Arrivederci, ci vediamo.